porterà. Questo è l'11 scelto da Brocchi davanti a Grandi, Bruscagin, Brosco, Padella e Calderoni, con Ranocchia, Proia e Zonta, Di Pardo insieme a Dio e Dalmonte. 4-3-3 che può diventare 3-5-2, da capire quella che sarà la posizione di Di Pardo, l'unica grande novità di formazione presentata da Brocchi, che ritrova un ex compagno. Per 74 volte hanno difeso insieme la maglia del Milan, ritrova soprattutto un amico che oggi sarà rivale, un Inzaghi che sceglie questo Brescia. Di fatto è la squadra confermata davanti a Joronen, confermato in porta nonostante gli impegni con la sua nazionale. Matteo Cizana, Chancellor e Pajac a formare il reparto a 4 dietro. Bertagnoli, Fandeloi e Pisoli sono i 3 di centrocampo, con Palacio c'è Leris a supportare Bajic. La buona novità per Inzaghi, la presenza in panchina di Aiello, recupero molto importante per quello che è in grado di dare il francese. Un Brescia che inizia un periodo estremamente complicato, che servirà anche per capire quelle che sono le vere ambizioni di una squadra che sta andando davvero ad altissima velocità. Dopo questo match le sfide contro Pisa e Parma in pochi giorni, perché la B, così come la A, tornerà in campo nell'ultimo martedì del mese di novembre, con due sfide insomma weekend, e poi come detto invece il martedì Pisa e Parma. Per il Vicenza invece questa sfida, poi quella con il Crotone che oggi ha giocato, perso la sua partita a 2-0 contro il Perugia, poi ci sarà il Benevento, un Vicenza che deve rispondere a quello che ha fatto l'Alessandria, è andata a vincere 3-2 al Mazza e di Ferrara contro la SPAL. Al momento la classifica dice Pordenone 3, Pordenone che ha perso la sua partita contro l'Ascoli oggi, Vicenza 4, Crotone 8 e l'Alessandria che ha 11 punti, poi Cosenza e SPAL 14, Cosenza che giocherà domani in uno dei posticipi di questa giornata, ovviamente da vivere, da seguire, su DAZN contro il Parma. Squadra in campo, c'è una grande risposta di pubblico con l'abbraccio tra Inzaghi e Brocchi, la foto di rito. Oggi saranno avversari, ma quello che c'è stato c'è, ci sarà ancora, la grande amicizia tra due uomini, oltre che allenatori, che hanno voglia di raggiungere i rispettivi obiettivi. Brocchi, da quando è arrivato a Vicenza, ha vinto una sola volta nelle 7 partite disputate, mentre questa è la squadra arbitrale. Tra poco si parte col primo pallone che sarà gestito con Brocchi, che è assolutamente concentrato, ha chiesto una squadra di leoni contro la leonezza e la Brescia, soprattutto ha chiesto l'aiuto del pubblico, aiuto che almeno a vedere, a sentire, ad assaporare questo prepartita arriverà. Inzaghi non si fida dell'amico Brocchi, sa che queste sono le classiche sfide nelle quali c'è il rischio di inciampare, lo sa anche il presidente Cellino in tribuna al Menti per questa sfida. Pronto a fischiare a Battista l'inizio di questo match della Croce Garzelli. Gli assistenti Giurgevic, il quarto ufficiale di gara, al VAR c'è Airoldi con Raspollini a supportare la squadra VAR come aiutante. Ultimo check la parte di Abattista, la concentrazione di Calderoni, lo spettacolo della curva vicentina, rumorosa ma anche estremamente colorata. Via si parte col primo pallone gestito dal Brescia, cercato Leris, Matteo prova a inserirsi, Bisoli, Dio,
cambio di lato a cercare Dal Monte, subito una buona idea del Vicenza, con Dal Monte che si impegna per tenerla in campo, ci riesce, sterza sul destro, spazio per il cross non c'è, va lì dietro corto, basso, Mandeloi a metterla fuori. Qualche decina anche di tifosi, forse qualcosa di più arrivati non dalla lontana Brescia. Ancora Dal Monte, bandierina che rimane giù, il cross respinto da Bisoli, sarà rimessa laterale, ma inizio convincente in questi primi 60 secondi scarsi del Vicenza. Calderoni, cross, deviazione di Bisoli, ci sarà il primo calcio in angolo del match. Sul punto di battuta non solo Calderoni, doppia soluzione destro-sinistro, Calderoni alza il braccio, chiama lo schema, poi si allontana, ma rannocchia sul primo palo, ha cercato la girata Ruscagin, non ha trovato la porta. Eccoli qua i tifosi arrivati da Brescia. Cistana, niente Matteo, le dia Lerisa, Bisoli, due tocchi per andare da Bajic, sportellate con Padella che lo butta giù, arriva la segnalazione, calcio di punizione, la Battista che sembra dire Inzaghi calma, ci penso io, questo è quello che è successo, il contatto con la manata nei confronti di Bajic, giudicata fallosa. Calcio di punizione per il Brescia, Leris sul punto di battuta, l'ex giocatore della Samp. Si è detto già due gol, due assist nelle 8 uscite. Leris, Bisoli, chiama il pallone, Mandeloi invece va all'indietro dopo tocco di Leris. Bertagnoli, e lui l'ultimo, non si fida, c'è cioè Joronen. Palla lunga di testa, Padella, Pajac, cercato il pallone di ritorno, è arrivata la copertura da parte di Ruscagin. Pajac, all'indietro Bajic, ancora dal rigorista di questa squadra, l'ex giocatore tra l'altro del Cagliari, Cistana, non vuole buttarla, c'è De Bisoli che però spalla la porta, arriva a appoggiarsi necessariamente, Matteo non riesce a trovare nessuno con la maglia uguale la sua là davanti. Copertura di Zonta, rimessa è affidata a Matteo. Cistana, altro anticipo da parte di Padella, un cliente assolutamente scomodo, Riyad Bajic, Bisoli, Bajic vicino all'Eris, con l'intacco Bajic la difende bene, l'ha doppiato, si gioca, il possesso è blu, Mandeloi con l'esterno, da Pajac, testa alta, il cross a cercare l'Eris che lavora di sponda, c'è Ranocchia a liberare Matteo, per due volte meglio il secondo tentativo, la raccolta ancora da Ranocchia, si allarga Di Pardo, cross a cercare Dio, palla rimessa in mezzo stavolta per Dal Monte, poi Ranocchia non riesce a trovare la giusta coordinazione. Zonta si lotta con Brescia che c'è vincitore da questa situazione. Palacio, Bajic, bandierina che rimane giù inizialmente, sembra essere un passo avanti a tutti, Bajic che va in uno contro uno, Bajic calcia con il sinistro, poi arriva Padella prima di Bisoli,
Aderina che poi si alza, effettivamente arriva la segnalazione di offside. Questa è la parte finale. Brosco, esperienza dell'ex giocatore dell'Ascoli. Impatto a padella, è passato Dio, esce Joronen al limite, ma con i tempi giusti. Ancora Vicenza, Dio con il cross, colpisce decisamente male l'ex attaccante di Cittadella, Pordenone, Monza. Monza, parentesi più negativa. Della parte finale della sua carriera. Andrà Joronen al rinvio lungo, poi cambia idea, corto da Cistana, a lui il compito di costruire dal basso. Cercato Bajic, Panella, sviluppo all'indietro con Grandi. Zonta, festeggiato dopo il riscaldamento con una maglia celebrativa delle 100 presenze, maglia Vicenza, tra l'altro rinnovato fino al 2024. Cizzana, Ranocchia il primo ad arrivare, molto bravo nel controllo. Poi con l'esterno a cercare Dio in area di rigore, Dio guarda la porta, Dio prova a far filtrare, era arrivato a seguire dal monte, il Brescia si salva ancora, concede corner numero 2 al Vicenza, posizione buona, poi perde l'attimo per calciare, torniamo live perché arriva il pallone dentro, Chancellor a fare la voce grossa. Altra possibilità dalla bandierina, Ranocchio, Calderoni, i soliti noti, è arrivato anche ovviamente Brosco, ma Calderoni con la traiettoria ad uscire, spedita fuori dove c'è Zonta, controlla il destro, Joronen controlla l'uscita del pallone. Ancora segnali però di un ottimo Vicenza. Può non essere soddisfatto Brocchi per quello che ha visto. Faccio uscire Matteo. Bisoli, Bajic, raddoppiato, ripallo dice Brescia che ripartirà con le mani. Matteo, anche lui rientrato dagli impegni con la sua nazionale, si pensava potesse fare un mini turnover, Inzaghi invece ha scelto i titolari anche per questa sfida così delicata. Batterà il calcio di punizione a Vicenza. Ranocchia. Poi Bajic la difende, corto da Bisoli, chiude il triangolo, giù Bisoli, deve intervenire ancora una volta a Battista. Con Calderoni che va a scusarsi con Bisoli per questo pistone, intervento in ritardo dell'ex esterno difensivo del Lecce.
punizione che il Brescia batterà direttamente nel cuore dell'area di rigore. Grandi prepara il suo muro. C'è la Conzonta che è l'unico a formare la barriera. È uno schema, fan de Loi a cercare Palacio che si è staccato, cross respinto, ancora Palacio a lottare, a commettere fallo su Davide Dio. Il secondo Palacio ha un po' romanzato la caduta, questo è quello che è successo e ha ragione Palacio, contatto non sembra esserci. Calderoni, la copertura di Leris, come al solito in piedi a dare istruzioni come un direttore d'orchestra. Filippo Inzaghi, Paranocchia va sul sinistro, poi prova la grande giocata, ci riesce, palla di ritorno per l'11, Dio quasi colpito, bisogna in scivolata, lottare con Dio, di nuovo la Vicenza a vincere un duello fisico, poi il pallone dentro, Chancellor, Leris, sfida tra Baic e Padella, punito ancora l'intervento del 14. Matteo Cistana, Van de Loi, Leris molto basso questa prima parte di gara, Cistana alla porta, va tutta lunga, voleva Palacio, Brosco per due volte, Brosco secondo tentativo. Un gentile omaggio a Joronen che aspetta il pallone. Battista che dice sì, si è preso un colpo Cistana. Di sangue, inevitabilmente l'obbligo di uscire dal campo come del regolamento. Palla restituita a Joronen, volume sempre alto, i tifosi di casa, Cistana è pronto a rientrare. Tonta, Ruskacin si allarga di Pardo, pallone a cercare l'inserimento che era arrivato ancora con i tempi giusti da parte di Proia, e di fatto fa quasi la seconda punta. Non accoglie il migliore dei modi Ruskacin la scelta il direttore di gara di fischiare. Rischia Bertagnoli, la perde, deve concedere un calcio di punizione molto interessante per il Vicenza, sempre molto rapido Dal Monte, in questo caso sposta il pallone e aspetta il contatto. E calcio di punizione. C'era un occhio sul punto di battuta anche Calderoni con il consueto mancino. Due armi per il Vicenza che però sembra più orientato a scodellare. Ranocchia invece va in porta, non tocca Joronen, un brivido per il Brescia, voleva la deviazione,
di Irone Ranocchia, vediamo un po' se ha ragione. Difficile dirlo da qui. Neris, controllo molto complicato, alla fine non è riuscito. Padella da Grandi, per il momento poco più che spettatore non pagante. Ma il Brescia è una squadra che non muore mai, soprattutto ha un'infinità di soluzioni e di risorse. Prende posizione Broia, vicino Dio, il cross era per Broia che va a metterci la testa sulla disattenzione di Chancellor. Non viene punito il Brescia, qui però dormita la parte di Chancellor che aspetta Ironen, la prendo io, la prendi tu, la prendi Broia mettendo alto. Forse va toccato Ironen. Chancellor, di nuovo Ironen. Non c'è fallo, allora di nuovo Vicenza, Ranocchia. All'indietro Broia da Ranocchia, che qui esagera un po', poi rimedia, ma ripallo dice Brescia con l'Eris. La porta vai, c'è, si muove anche Palacio, torna Calderoni, le bucate per Palacio, deviazione, Palacio ha un angolo di tiro estremamente limitato, con una giocata riesce ad andare all'indietro, poi le cross sul secondo palo, a destra di Buscagini a evitare grossi guai al Vicenza, Broia non controlla, se la ritrova lì, la tocca da Dal Monte, può ripartire all'indietro, Ranocchia, esce ora al Vicenza, palla al piede, spazio per Dal Monte, la vuole Dio, Dal Monte accelera, vuole cross che arriva basso all'indietro, arriva l'inserimento da parte di Broia che fa 1-0 Vicenza. Era nell'aria con la specialità della casa, l'inserimento e il tiro in corsa, e avanti con merito il Vicenza per quello che ha costruito in questa prima parte di gara. Sono 3 in campionato. Bravo anche Dal Monte che non si è fatto prendere dalla fretta, su questo buono sviluppo poteva andare subito da Dio e invece no, ha guardato una volta, ha guardato due volte, alla terza è andato da Broia che ha accompagnato perfettamente trovando la conclusione micidiale con il destro che buca Ironen. Federico Broia, 1-0 Vicenza. Buon galoppo, Cristian Brocchi. La risposta immediata con l'Eriz che va in cielo, colpo di testa all'indietro. Bruscagin va da Grandi. Solo schermare l'Eris, Calderoni, Broia gira molto bene, Bruscagin, Di Pardo riceve sulla posizione Bruscagin, ignorata, Di Pardo viene centralmente, se l'allunga e poi arriva in ritardo su Bertagnoli. Vediamo se Battista sceglierà di estrarre il primo giallo in questa partita. Questo è il contatto che c'è con il pistone del ragazzo scuola Juve. Solo riprovero verbale. Bisoli va un po' a memoria, sbaglia completamente Padella. L'occasione per Boic, va sul destro, la mette in mezzo e arriva l'autogol della Vicenza. La ripresa al Brescia, fa festa a Palacio, forse l'ultimo tocco è suo, sembrava essere più
un autogol. All'improvviso il Brescia, che quando sente l'odore del sangue quasi sempre ne approfitta. Qui Padella con un movimento sbagliato, Pajic va sul sinistro, poi sul destro, e Palacio che tocca per ultimo. Il gol di Rodrigo Palacio. Non riesce Brusca Gin, qui è tutto più chiaro. Rodrigo Palacio ha ripreso il Vicenza. È durato solo 3 minuti il vantaggio della squadra di casa. Un gol che ha spinto il Menti, come era inevitabile, anche per come è maturato. Terzo gol in campionato anche per Palacio. Calderoni ci mette la testa a Matteo, poi Van Deloy a lottare, rimpallo Brescia con Pajac che la alza, Ranocchia ci mette la testa, di nuovo Pajac, sempre di testa. Dal Monte scappato però Dio. Palacio tra le linee, sterza, apre Dall'Eris, suolata, poi viene dentro da Bajic, niente Palacio, nemmeno l'Eris, che però caparbiamente torna sul pallone. Il rimpallo è a favore del Vicenza. Apertura sbagliata dal Monte, che applaude comunque il compagno. Bisoli, poi alla fine Brusca Gin a spedire direttamente il fallo laterale. Deve ritrovare sicuramente la concentrazione giusta. Botta pesante quella subita da Vicenza per quello che aveva costruito, per come poi è arrivato il gol dell'1-1. Brescia sì con le mani, ma qualche metro più indietro. Chiari gesti di Battista. Bisoli. L'Eris, Bajic, si lotta in ogni zona del campo, non c'è nulla né da una parte né dall'altra. Calderoni con le mani, Dio viene incontro, male lavoro di sponda, la ritrova dal Monte, giocata con il tacco, poi Dio sgambettato da Van Deloy, si gioca perché il possesso è orizzonte. Brosco per l'inserimento di Ghipardo, dà una mano anche Palacio, palla un po' lunga, ci arriva Bisoli, non ci sono maglie bianco-rosse. Bisoli dall'Eris, prende posizione Bajic, l'Eris va in uno contro uno con Padella, cross che arriva, rifatto un tiro, per quanto è violento è assolutamente irraggiungibile. Disappunto di l'Eris. È stato allenatore del Brescia, Brocchi, prima dell'esperienza in Cina, formativa nel Jiangsu Suning. Ha tanta voglia di trovare soddisfazioni dopo l'ultimo anno, tante troppe ombre a Monza. Palacio è sbucato, arriva il cross, ancora Palacio, la rimette in mezzo Bajic, e poi in qualche modo Vicenza si salva in corner. Il primo giro della bandierina per il Brescia.
Lia van de Looy, Pajac, occhio a Chancellor, campo di spazio, il cross a cercare invece l'Eris, anticipato. Van de Looy, palla che arriva sul suo destro, Cistana. Aspetta troppo il pallone l'Eris. Vincenzo non riesce però ad andare là davanti. D'addio. Bisoli agganciato a Calderoni. Cistana. Van de Looy chiama il pallone nonostante la doppia pressione. L'Eris, niente a Van de Looy, perso forse un tempo di gioco il Brescia. Bertagnoli, Palacio, Pajac, non può arrivare, Chancellor va da Pajac. Poi Bisoli, controllo non riuscito, un'altra chance per metterla in mezzo, con il tacco va a cercare l'Eris. Padella rimedia dal Monte. Dio, mezza a 4, basta il secondo, ovvero l'Eris a fermarlo. Chiude, ora si propone, riesce a resistere al ritorno di Dio, il cross per Pajac che gira di testa, si esalta Grandi e mette in corner. È riuscito ad avvitarsi nonostante la pressione di Brosco, che a dire la verità non è particolarmente intensa. Bravo Grandi a salvare in corner. Si ripropone Pajac sempre con il sinistro. Scelto il primo palo alla che torna di nuovo in calcio d'angolo. Bisoli, Cistana, Chancellor ovviamente, Bajac, grande densità di maglie blu. Pajac, altro cross che arriva sul secondo palo, lungo per tutti, anche per Chancellor e Cistana. Questa è la girata di testa con Grandi che copre quella parte di porta. Calderoni. Trova bene Ranocchia. Bravo ad allargare per Bruscagin. Di Pardo riceve. Sovra posizione, Bruscagin, cross su Joronen che sceglie i pugni, poi l'Eris, Ranocchia gliela porta via, poi Bisoli lo ferma, lotta Padella, Van de Looy non la trova, poi Proia, Van de Looy sul pallone, Dio! Si gira il calcio di prima intenzione, non colpisce bene. L'anno scorso un gol a Monza, dopo i 10 nel girone d'andata, di fatto contro il con il Pordenone hanno prima 13 gol con la maglia di Cittadella, uno che insomma i gol li sa fare, come ha solo bisogno di ritrovarsi. Van de Looy invece ad andare da Bertagnoli. Pajac, Palacio per il dai vai. Si riparte dall'ex giocatore di Chievo, Van de Looy, finito lo scarico, poi ripropone Rodrigo Palacio, Cistana, Mateiu, Cistana, giro palla impreciso, sarà Benzaghi
Nerissa ha sbagliato controllo di fatto sotto i suoi occhi. Zonta rischia qualcosa, trova Grandi. Chancellor a Domenica, Pagliaz velocizza, perde il duello aereo Bertagnoli. Brosco Zonta sulla corsa per Dio. Chancellor valuta male il tempo della copertura, ma è salvato dalla bandierina. Dio era partito da una posizione di fuorigioco. Dopo il gol ha perso decisamente un po' di smalto il Vicenza. Fuorigioco confermato anche dalle immagini. Leris Cistana Palacio, ancora Leris, sempre macchinosa l'azione del Brescia per il pressing alto quasi asfissiante del Vicenza. Fandeloi è bravo ad andare da Chancellor. Pajac, è partito solito Bajic. Brosco, Bruscagin, Padella Grandi, di nuovo Bruscagin, Chancellor la mette giù, gliela porta via egregiamente Davide Dio, che entra in area di rigore, prova a superare Cistana che tira giù la sbarra. Cistana calcio d'angolo per il Vicenza. Calderoni chiede il pallone alla Ranocchia, difende a zona Brescia, parte da lontano invece il blocco di Centino. Va Calderoni, primo palo, palla spedita fuori dove c'è esattamente Ranocchia. Intercross con il Mancino, arriva in un secondo momento Joronin senza grandi patemi. Vuole ripartire, Padella non glielo permette. Chancellor Fandeloi, Mateiu, Cistana, di nuovo Dio a creare fastidio, riesce a limitare il Brescia. Bajic aspetta, contatto di Padella, nuova grande partita quella di Emanuele Padella fino a questo momento. Leris Chancellor con un guizzo torna poi Palacio grazie allo scivolone da parte di Zonta. Ranocchia forte trattenuto da Bisoli. Dal Monte, fallo di Leris. Brocchi allarga le braccia quasi a dire ancora una volta un fallo. De Pardo va morbido per Proia che ha trovato ancora bene il tempo dell'inserimento. Palacio è fortunato nel rimpallo
può spingere inseguito da Ranocchia. Baice, c'è Bisoli in mezzo, il cross è per lui, Grandi ancora una volta distinto, ma quanto spazio per Bisoli, è arrivato senza nessun tipo di pressione, indisturbato a battere verso la porta. Matteo Bisoli con il tacco, poi corto, Van Deloy, Bertagnoli, largo Paez, Van Deloy, Palacio, palla ora in banda da Paez, Matteo sbaglia il controllo, Dal Monte è molto più rapido, Matteo torna alla grande su di lui, ma c'è Dio a dare una mano a Dal Monte. Tutto buono, si gioca. Zonta. Di Pardo. Il cross a cercare Dio che ci mette la testa. Poi lotta Zonta. Libera Chancellor dove c'è Brosco. Prova lui da lontano, è solo violento ma non preciso. Il suo tentativo. Chiede scuse ai compagni, Riccardo Brosco, che si è fatto un po' prendere. Questa è l'occasione di poco fa, Bisoli con Calderoni che è molto lontano in copertura. Bravo Grandi, ma anche un po' fortunato perché il suo colpo di testa, quello di Bisoli, è centrale. Altro cross per Bisoli, Grandi, qui bravo. Soprattutto non farla ribalzare. Dal Monte. Bertagnoli. Si alza la bandierina perché Bisoli era in offside, lascia giocare a Battista, il possesso Vicenza, Paez chiude ma non fa ripartire. Calderoni, ora il Brescia accetta. Vicenza faccia la partita. Dal Monte con il tacco, Matteo non si lascia infilare. Calderoni. Poi Dal Monte, Bisoli arpiona dopo la scivolata, va a prendersi anche il fallo di Dal Monte. Ogni fisico di fatto protesta da una parte e dall'altra. Palacio, aspetta Bertagnoli, Paez accetta la sfida, uno contro due, cross basso, Grandi la chiama, non si fida Brusco e fa molto bene. Proia rischia, la perde, poi c'è l'imbucata per il destro che fa male tanto al Vicenza. La firma di Bertagnoli che porta avanti il Brescia. Secondo gol stagionale. Anche fortunato il Brescia, ma resta comunque il grave errore di Proia qui nell'uscita. Bertagnoli che recupera il pallone, poi filtra il tocco di Baic. Bertagnoli è bravo a punire Grandi. Il Brescia mette avanti la testa, è 2-1 al minuto 41.
prende un colpo, poi bravo a rimanere in piedi e a farsi trovare lì Bertagnoli. Due ingenuità individuali obbligano il Vicenza ancora una volta ad inseguire. Quattro più recupero da giocare. Primo tempo molto combattuto, anche con tante occasioni. La tiene in campo di Pardo. Palacio. Poi Dio sfida Chancellor, la difende bene, mette in moto Di Pardo, non c'è nessuno a occupare l'area di rigore. Vicenza deve tornare all'indietro, lo fa molto male, pubblico che si arrabbia. Arriva addirittura Joronen anche per spezzare un po' di pressione del Vicenza. Brosco, poi Ranocchia, Proia, il gol ma anche l'errore in occasione del 2-1. C'è tempo per farsi perdonare. Dio e Chancellor che va lì dietro a Joronen, se la cava bene con i piedi. Portiere finlandese, Ranocchia, sfonda centralmente, Ranocchia, ne salta un altro, Ranocchia prova a far filtrare e disappunto. Un ragazzo però estremamente interessante, lo sta dimostrando anche oggi. Ha voluto fortemente il pallone, andrà lui con il destro. Cross basso, messo fuori, Zonta raccoglie, non la rimette, lavora in orizzontale. Brusca Gin, anticipato a padella, ripartenza portata da Bertagnoli, poi c'è Palazzo centralmente, Bertagnoli con il tacco, padella lo accompagna per terra e si prende calcio di punizione del Brescia e la munizione Calderoni, perdoni, non padella. E Calderoni che finisce sulla lista dei cattivi. Questa è la giocata di poco fa di Ranocchia, poi prova a far filtrare tra le gambe di Cistana che le chiude. Pandeloi si incarica della battuta. Si sposta Pajac, Pandeloi in porta. L'aspetta Grandi. Largo a Calderoni, Ranocchia va sempre a sinistra, più lungo da Dal Monte, male. 10 secondi poi, l'eventuale extra time. Ancora Brescia, Lavagna che si alza ora, un minuto di recupero. Giocherà fino al 46, ancora per una cinquantina di secondi. Leris fermato senza fallo. Matteo.
Bertagnoli, se la trascina, vediamo se c'è tempo per un'ultimissima occasione del Vicenza. Poco, davvero ancora da giocare. La rimessa è per il Brescia. Leris riesce ad andare via. Leris si infila, torna su di lui alla grande Calderoni. Non c'è più tempo. Ecco la parola fine. Dopo un minuto di extra time si va a riposo sul 2-0 Brescia. La decide per il momento Bertagnoli, dopo che Palazzo aveva ripreso il momentaneo 1-0 Vicenza. Fermato da Proia, il Vicenza che ha giocato una buona partita, ha creato tante occasioni, ma è stato punito da due ingenuità individuali. L'errore prima di
Di noi siamo dal Menti, squadre che sono entrate in campo, si ripartirà dal 2-1 Brescia, dal gol di Bertagnoli che al minuto 41 ha trovato il diagonale vincente per il 2-1 Vicenza, che dunque deve inseguire dopo aver trovato 1-0 con Broia. Torna anche Inzaghi. Sorride Calderoni, pronto a fischiare a Battista per la prima volta, molto più concentrato Brocchi, lo vuole evitare un'altra sconfitta che andrebbe a complicare ancora di più il cammino che porta alla salvezza del Vicenza. Ancora però 45 da giocare. Dio, si lamentano in due le Brescia, Chancellor e Paiaz, solo rimessa laterale. Chiede dove Paiaz, anche per recuperare qualche secondo dopo colpo preso. Parella all'indietro da Grandi. Grandi. Brosco, a lui il compito di costruire. Dio con il petto. Ranocchia, cambio di lato, si impegna, non può tenerla in campo. Valmonte, come al solito, sempre tanto sacrificio. Prolunga, bravo Padella, poi Broia ad addio, sbatte giù Cisana, torna Matteiu. Anche Dio sta lottando come un leone, proprio come ha chiesto Cristian Brocchi. Chancellor, Chancellor, largo Paiaz, non ci va, Van Deloy, grande personalità olandese. Cistana, l'imbucata a cercare Broia, bandierina cremaneggio, l'inserimento di Di Pardo, il cross, non trova nessuno a raccogliere il suo invito. Pardo, Dio la voleva più in profondità, Chancellor, Ruskagin riesce a tornare all'indietro, rimessa ancora per Vicenza, ma Dalmonte scopre che in realtà è per il Brescia. Matteiu, Van Deloy,
Bertagnoli resiste alla prima carica, anche alla seconda, trova un buon corridoio a destra. Leriz rientra sul sinistro, poi cerca lo spazio per crossare e non riesce. Poi altro cross, Bajč anticipato, niente Van de Loy, al lavoro di Zonta per Di Pardo. D'altra parte c'è Dal Monte, Di Pardo lo vede, lo cerca, Dio sceglie di intercettare il pallone, lo fa bene, poi destro respinto, altro cross di Di Pardo, Dal Monte di testa, il palo a salvare Brescia, poi Palacio. Senza fallo brusco, di fatto staccato da fermo. Ranocchia. Mateiu riesce a fermare Dal Monte. Tra poco rivedremo tutto. Barella. Calderoni. Ancora Dal Monte. Scappa a sinistra. Voleva la rimessa, ma lui sa bene che l'ultimo tocco è il suo. Arriva il cartellino giallo per Bajč, che ha allargato il braccio su Brosco. Battista non ha avuto nessun tipo di dubbio. Qui il movimento di Bajč, voleva senza dubbio difendere il pallone. Questo colpo di testa, con Joronen quasi sorpreso. Dio si infila, fino in fondo, Dio! Joronen scherma il 2-2 e sembra dire cosa mi hai preso. Un movimento da vecchio Dio. Non per ragioni anagrafiche, ma per quello che è stato capace di fare negli ultimi 2 anni. Calderoni, primo palo, altra chance, altro cross, messo fuori. Palacio. Poi torna Broia, Ranocchia. Spazio per Dio, Ranocchia lo cerca e lo trova, si butta dentro Di Pardo, Dio punta Chancellor, prova a calciare il suo, però non è né un tiro né un cross, muore in fallo laterale, la toccata dice il Vicenza con Di Pardo. Qui Guizzo e poi va a colpire Joronen. Che bravo a mettere il calcio d'angolo. Altro fischio, Lorenzaghi che vuole svegliare i suoi. Chancellor. Dio. Bravo Cistana,
De Pardo, le prima, Chancellor sceglie di controllarla sull'attacco di Proia, resiste, ma Proia si fa male nel tentativo di recuperare. Mette il piede sinistro e poi gli rimane un po' sotto. Parella, Chancellor indirizza la Pajac, poche scorribande offensive fino a questo momento. Movimento sulla panchina del Brescia, potrebbe arrivare il momento di Moreo, anche Giacomelli sì. Scalda per il Vicenza. Zonta chiude il 5 su 6 e Van de Looy. Brosco aggressivo, poi Proia a lottare, palla diventa buona per Dio, fa quasi tutto bene. Manca ancora negli ultimi metri, nell'ultimo tocco il Vicenza. Palacio, poi Ranocchia, fermato da Van de Looy, si infila Calderoni, cerca Proia, anticipo di Cistana, con l'apertura per Di Pardo, si impegna ma non può tenerla nel rettangolo verde. Con le mani Pajac, Bajce ne ha due addosso, cross che non finisce in corner. Zonta, poi Proia, Bertagnoli, Palacio, tutto sotto gli occhi di Abbattista. Pajac, Cistana, Van de Looy, Bertagnoli non ha trovato Van de Looy. Altra occasione allora per il Vicenza, cercato Di Pardo, Pajac se ne accorge, Palacio, Bruscagino prende alto, Van de Looy lascia scorrere, poi trova un'idea a destra senza però trovare Bisoli. Ranocchia, Chancellor e Dio, Proia forse caricato, si gioca De Pardo, niente Dio, si accentra, lì c'è Bertagnoli, è Di Pardo a commettere fallo.
Questa è la parte finale con il contatto. La coccia Baice. Van de Looy. Ranocchia dal monte, accende il turbo, Matteo non gli concede la possibilità di passare, poi si scontra con Dio. Per la Battista tutto normale. Deris. Chiuso. Si è rialzato Matteo, cambio in arrivo, dentro Moreo, fuori Baic, staffetta anche oggi, l'uomo da tre punti contro il Pordenone. Ogni consiglio di Inzaghi è sempre ben accetto per quello che ha rappresentato. La storia del calcio nel Milan, una nazionale. Ranocchia aspetta il fallo con un po' di mestiere, se lo prende Grandi. Brosco riesce il Vicenza a ritrovare il pallone da quella parte, per il momento nessuna novità. Leris raddoppiato, fermato, poi Padella. Dio viene incontro, superato dalla traiettoria del pallone, poi sceglie di allungarla, ci riesce. Dio si infila in area di rigore. Dio messo giù, non c'è nulla. È rinvio dal fondo. Questo è quello che è successo. Caparbiamente la tiene in campo. Il contatto con Cistana. Queste sono le immagini. C'è da dire che la Battista era molto vicino. Mi ha spinto, dice Dio, no, secondo Battista. Grandi. Giacomelli. Troia da Di Pardo, Pagliazzi altrettanto rapido, aspetta il contatto, va giù. Poi il gesto di stizza Di Pardo che calcia verso la porta di Ronen. Traduzione, giallo. Fuori Broia, dentro Giacomelli. Non cambierà nulla dal punto di vista tattico, salvo sorprese. Anche se Giacomelli dà indicazioni diverse, è vero che Giacomelli ha caratteristiche da trequartista esterno offensivo, magari 4-3-3 con Dal Monte.
alto. O 4-2-3-1, come in questo caso. 4-2-3-1, sì. Con Ranocchia e Zonta. Poi Dal Monte. Giacomelli riparto alle spalle di Dio. Cross che arriva Pajaz. Riesce a metterci il piede. Lascia lì Pajaz di Pardo. Dio. Aspetta Chancellor. Il cross è tagliato sul secondo palo dal Monte. Da... Arriva a calciare sulla traversa. Sollevito di Giacomelli, non è finita. Dopo il palo la traversa. Dio da Giacomelli. All'indietro dal Monte. Traversa. Si salva il Brescia. Ranocchia, sempre il primo palo a cercare la deviazione, poi Dio ma mette in mezzo Brusca Gin, Calderoni, Cistana dove c'è Ranocchia, va sul mancino, altro pallone dentro, Dio vuole la rovesciata, Joronen, che partita però sta facendo Davide Dio. Colpito male il pallone Dal Monte quando doveva spingere. Dio cerca Dal Monte, non filtra. Brescia deve provare a tenere sul pallone. Dal Monte per Dio che invece non ha fatto in tempo ad accorciare. Vandeloy, Palacio. Chancellor. Ancora Vandeloy. Spazio per Pajaz. Palacio più vicino. Da 10, Lotto. Va invece all'indietro. Vandeloy. Pajaz, ancora Vandeloy. È importante il controllo orientato nel giro palla. Leris accompagna Bisoli, la scivolata di Padella dentro Moreo. Bisoli al cross a cercare Palacio, deviazione corner. Torna a farsi vedere dalle parti di Grandi il Brescia. Andrà Pajaz, aspettato le torri, arrivate a saltare. Cross prolungato pericolosamente. Altro calcio d'angolo dall'altra parte. Calma Olimpica Pajaz. Cross
cross a cercare Chancellor, superato, mette fuori dal monte, poi Giacomelli anticipato, rimpallo, Chancellor, dentro il pallone a cercare Padella in area di rigore, Padella prova a piazzarla, Joronen, ma non era buono, sembrava essere effettivamente al di là di tutti Padella, chiamata giusta. Continua ad esserci movimento sulla panchina del Vicenza, anche Puntiso tra le possibilità questi ultimi 20, allargato il braccio Pajac, giallo anche per lui. Metro di giudizio usato dall'altra parte per Bajic, cambio in arrivo che si fa dopo, eccetera, però butta via il pallone, in maniera spiegabile. Mancini sarà la novità e Vicenza. Ranocchia, torna Palacio quasi da mediano, poi sbaglia il rinvio, Calderoni si coordina per il cross che arriva per Ranocchia, terzo palo per il Vicenza. Sembra quasi impossibile. Esiste però la squadra di Brocchi, Di Pardo, Dio si gira sul destro, teso, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Vicenza. Questa volta Battista ha indicato il dischetto. Van Deloy e Dio. Era molto vicino. Battista. Dio che ha segnato nella sconfitta contro l'Ascoli il 6 novembre scorso. Irone ne sembra con quella smorfia dire ma sei sicuro? Confermato il penalty. Tutti fuori, ce l'ha soprattutto con Zonta e Moreo. A Battista. ...73-20... è pronto a fischiare a Battista, va Dio, Joronen salva il Brescia. Cancellato ancora il 2-2.
mentre c'è ancora un check in corso. E soprattutto il cambio. Fuori Di Pardo. Dentro Mancini. Ragazzo classe 2004. Tutto ok anche ovviamente dopo la parata. Pallone di Ranocchia in mezzo, spedito fuori, Giacomelli, controllo destro, Joronen. Poi Dalmonte lo mette in mezzo. Non riesce a sbucare il pallone in zona zonta. Insiste il Vicenza, ferito. Con tanta voglia di rialzarsi, altro pallone dentro, Joronen con i pugni. Bertagnoli non trova Palacio, c'è solo Vicenza in campo, tre pali, un rigore sbagliato, ma soprattutto 2-1 Brescia. Bruscagin. Moreo, duello con Brosco che lo ferma in maniera regolare. Padella da Dio. La tiene in campo. Pajac lo ferma in maniera giudicata regolare. Palacio sgambettato da Bruscagin. Triplo cambio con Tramoni, Spalek e Mangraviti. Finisce il match di Leris, si è visto molto poco l'ex Chievo nel secondo tempo. Fuori anche Pajac e fuori Palacio. Ha rinnovato tutto l'attacco con Bajic, Leris e Palacio in momenti diversi. Fuori dal campo Mangraviti andrà a occupare la posizione di Pajac. Si riparte, Mangraviti, Moreo, Fandeloi, Mancini a giocare Dio, Chancellor in copertura, Dio riesce a toccare il pallone, lo sporca Chancellor, rimessa già battuta, inserimento di Dalmonte, il cross, forse tocca Joronen, poi c'è una spinta da parte di Calderoni. Questa Padella da Dio, di nuovo Padella, Pandeloi, cercare Tramoni. Fermato Ranocchia. Il secondo rigore sbagliato da Dio. NB, una stagione 19-20 con la maglia Cittadella, fu ipnotizzato da Mikai.
Ranocchia, Giacomelli, Bruscagina, Dalmonte ora stabilmente a destra con Mancini in campo. Calderoni ripartirà da Ranocchia. Zonta si libera di Bertagnoli. Dalmonte torna a Fandeloi con i tempi giusti. Spalek vuole Moreo, che non ha il passo per arrivare su questo pallone. Calderoni, ultimi 10 da giocare. Fandeloi dopo la copertura di Mateiu. Besoli. Pallone per Bertagnoli, va sul destro e mette in porta il 3-1 Brescia. La doppietta di Bertagnoli, che fa festa sotto i suoi tifosi. Il Vicenza gioca, colpisce i pali, sbaglia il rigore. Il Brescia invece è letale. Qui bravo Bertagnoli a costruirsi questo tiro e poi a infilare. Grandi, che non può fare nulla. Più 2 Brescia con 9 da giocare, 3-1. Meggiorini, Crecco, anche Pontisso, triplo cambio per il Vicenza. Con 8 da giocare, 2 gol da recuperare. Subito Meggiorini, palla sul destro, va invece sul sinistro, cerca un compagno indietro, è arrivato rimarchio Pontisso. Poi l'intervento in anticipo su Dio. Bruscagin, Dio prova a girare, Mangraviti allontana, Fadella con una spinta ingenua da parte di Cestana. Romanza un po', ma il fallo c'è su Meggiorini. Occhio, perché questa partita può regalare ancora tantissimo spettacolo, tantissime emozioni. Padella ad ostacolare la visuale degli Oronen. Giacomelli e Ranocchio. Va Giacomelli! L'errore di Oronen. È tornato nel match il Vicenza con 6 da giocare. Primo gol stagionale. Ingannato Joronen, probabilmente dal rimbalzo. L'uomo decisivo è diventato l'uomo che
da linfa, da vita. Ma il Vicenza con un'incertezza che è costata gol numero 2 per il Vicenza. Brutto tuffo di Irone, davvero molto goffo. Santa Greco, Giacomelli prolunga a cercare Mancini, che attacca Cistana. La rimessa è per il Vicenza. Giacomelli, cercato Dio che lascia passare, Ioronen raccoglie. Brosco, prima di Moreo, anche in un secondo momento, poi Bertagnoli la spara davanti, dove c'è Greco che fa altrettanto. Sarà però rimessa per il Brescia con Cistana, fuori Bertagnoli, altro cambio per il Brescia. Al momento il match winner Cavion. Partita speciale, visto che ha debuttato in Serie A, in Serie B, con la maglia del Vicenza nella stagione 12-13. Cavion, tra l'altro l'unica presenza nella sua carriera, la maglia biancorossa. Mangraviti, si appoggia Brosco, poi Spalek, aspetta Mangraviti. Il rimpallo, esce vincitore il Vicenza. Pontiso lascia Brusca Gine. Chancellor si prende un rischio, rimedia. Cavion centralmente, dove c'è il Vicenza. Pontiso Dio. Ranocchia, dice a Greco la prendi tu, la prende il 7, Spalek, non trova però Moreo. Padella rischia, la perde, va giù, tutto buono. Poi no, c'è fallo. Questo di Padella su Besoli. Giallo per Padella. Continua a essere incredulo Padella a protestare. Il tempo scorre, 87:40 oramai. Spalek. Non riesce a trovare da quella parte Tramoni. La punizione che ha riaperto tutto, crediamoci. Più altro nelle parole di Brocchi, la speranza del Vicenza. Dio si gira sul destro, ne ha due, cross respinto. Rimessa per Dio, anticipato da Mangraviti, di nuovo con le mani il Vicenza con Brusca Gine. Ultimo giro di lancetta che sta per iniziare. Dio prova a prolungare, viene anticipato. Moreo gira per Tramoni. Controllo molto valido, poi giocata di Tramoni che passa in mezzo a due. Affida Spalek, sviluppo a destra dove c'è Bisoli.
Vuole Moreo, poi cambia idea. Tramoni, ritorna da Bisoli. Mateiu. Si è chiuso il Vicenza. Però difesa schierata il Brescia. Cavion. Mangraviti. Spalek. Cavion. Mangraviti. C'è Spalek. Mangraviti vuole giocare un po' con il cronometro. Siamo in attesa di capire quanto si giocherà oltre il 90. Moreo, rimessa ancora per il Brescia, 4 di recupero. Giacomelli, l'ultimo tocco di Moreo. Poi non riesce a recuperarla Brosco. A lottare Cavione, poi Van Deloy, la regala Ranocchia. Chancellor e Dio, ci arriva Dio, torna Chancellor, Dio accelera, Chancellor lo trattiene, calcio di punizione. Tutti dentro. Da macchia, il rigore sbagliato, ma una prova molto positiva per cuore, carattere, anche per qualità di Dio. Va Giacomelli, scelto il primo palo, spedita fuori la sfera, Ranocchia sceglie di controllare e non calciare prima intenzione. Occhio di partenza del Brescia che in superiorità numerica e 4 contro 2. Aspetta Brusca Gin, dall'altra parte c'è Spalek. Moreo sceglie di non affondare, ma di preferire la bandierina. C'è fallo in attacco, 2 da giocare, altra possibilità per il Vicenza. Un po' di tensione per il pallone calciato da Moreo, si prende l'ammonizione al pari di Greco. Giacomelli. Ranocchia va dentro da Mancini, Mangraviti e fallo laterale. Ancora Giacomelli, palla bassa, Van Deloy raccoglie rinvia, dove arriva addirittura Grandi. Ultimi 70 secondi, c'è Brosco a saltare, anticipato. Poi Meggiorini ancora là in mezzo, in qualche modo allontana Mangraviti. Tramoni non riesce a far ripartire il Brescia, si arrabbia tantissimo Inzaghi, poi corre Cavion insieme a Spalek, spazio per Tramoni, non viene trovato, allora Grandi che vuole tenerla in campo e ci riesce con 40 secondi anzi meno da giocare. La vuole lunga Brocchi, palla lunga che arriva, Chancellor a rinviare, poi Giacomelli alza la testa, nuovo pallone dentro, libera Cistana, Pontiso da Giacomelli, controllo forse con la mano, non secondo a Battista, cross respinto, 10 secondi, è l'ultima occasione della partita, è l'ultima occasione della partita. Arriva anche Grandi, tutti dentro, 94-5.
cross che arriva, palla spedita fuori, Meggiorini la rimette morbida dentro sul secondo palo, c'è Moreo a lottare, poi Mateo, fallo in attacco. Fallo del Vicenza. Modella vorrebbe il penalty. Questo è quello che è successo. Poi Matteo e Brosco non si scambiano complimenti. Non c'è più tempo, ecco la parola fine, vince Brescia 3-2 al termine di una partita pazzesca, pazzesca. A Battista dice il VAR mi ha confermato la scelta, non c'è penalty, è solo l'ultimissima emozione di una sfida incredibile, è successo di tutto, 5 gol, 3 pali, un rigore sbagliato e tantissime emozioni. Il Vicenza rimane a quota 4 punti, il Brescia sale a 27, scappa in classifica, approfitta del pareggio del Lecce in attesa del match il Pisa di domani.